La conferenza Xbox inizia con Todd Howard sul palco. E sì, questo è il momento in cui ti rendi conto che è davvero avvenuta l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. E fa davvero un po' strano vedere Todd Howard come primo presentatore della conferenza Xbox. Ed è sul palco perché il primo gioco che ci è stato mostrato a questa conferenza è stato Starfield, di cui ci è stato fatto vedere semplicemente un trailer pre-renderizzato contenente quella che si presume essere la data di uscita, cioè 11 novembre 2022. Quindi c'è ancora un sacco di tempo, in mezzo c'è anche un altro E3, quello dell'anno prossimo, in cui presumo ci sarà rivelato tutto quello che non ci è stato mostrato adesso. E sinceramente mi ha un po' lasciato di sorpresa il fatto che non si siano messi troppo a sviscerare tutto il catalogo Bethesda. Ero convinto che dopo l'acquisizione Microsoft avrebbe un po' spinto Bethesda a svelare tutte le carte, a svelare tutte le armi che ha per la vittoria sulla console war verso Sony. Invece un sacco di tutti quei progetti che ancora sono più o meno in alto mare da parte di Bethesda non sono nemmeno stati nominati. Diciamo che a questa conferenza, per tutta la sua durata, Bethesda e anche tutti i giochi presentati sono stati utilizzati semplicemente da Microsoft per giocare a chi ha il Game Pass più grosso, in cui costantemente martellavano con «Ah, questo c'è nel Game Pass, comprate il Game Pass, comprate il Game Pass, comprate il Game Pass». E dopo un po' inizia anche a dar fastidio, l'abbiamo capito che c'è il Game Pass, non lo devi ripetere ad ogni trailer. Comunque, quella che è stata la grande rivelazione è il fatto che, come avevo predetto, come vi avevo detto e come un bel po' di gente era ancora in fase di negazione a riguardo, Starfield è un'esclusiva Xbox, quindi non raggiungerà nessuna piattaforma Sony. E presumo, anzi sono sicuro, ci metto la mano sul fuoco, che accadrà lo stesso per Elder Scrolls. Sarebbe completamente stupido il contrario ed era facilmente prevedibile. Erano fantasie continuare a dire no, ma non sarebbe una mossa saggia da parte loro, perché con le vendite su Sony si farebbero dell'acquisto, quando in realtà dell'acquisto di Bethesda si sono rifatti tipo il giorno dopo, e quello che conta per loro non è rifarsi sulle vendite delle copie fisiche dei videogiochi. Altra grande esclusiva Xbox davvero succosa è Stalker 2, che ci è stato mostrato con un'enfasi un po' sui personaggi, un po' sul mondo di gioco, ma anche sul gameplay. Quello che sembrerebbe proprio essere gameplay nei spezzoni tra un dialogo e l'altro, proprio per via delle animazioni, per via di come il personaggio reagisce al mondo di gioco. E se il gioco fosse davvero tutto così, è splendido. Non vedo l'ora davvero di metterci le mani sopra. E Stalker 2, i fan lo aspettavano da troppo tempo. Andando avanti abbiamo potuto vedere un altro trailer, Back 4 Blood, un gioco cooperativo contro ondate di zombie che si rifà un po' a Left 4 Dead, e c'è davvero poco da aggiungere, hanno solo svelato un paio di modalità nuove, ma ormai il succo del gioco lo conosciamo. Poi abbiamo potuto vedere un teaser di un gioco intitolato Contraband, di cui non c'è stato mostrato praticamente niente, e che è in sviluppo in partnership con Avance Studios. Poi siamo tornati a parlare di Sea of Thieves, che nonostante il lancio sia stato un po' così, diciamo, scarno, ecco, sembrerebbe essere il termine giusto, si sta rifacendo pian piano con aggiornamenti sempre più interessanti, e l'ultimo introduce il Capitan Jack Sparrow, quindi è un crossover con la serie di Pirati dei Caraibi. La realtà è che graficamente, nonostante i personaggi di Pirati dei Caraibi li abbiano resi con la grafica cel shading di Rare, stonano un po', cioè sembra proprio che non facciano parte dell'ambientazione di Sea of Thieves, proprio perché non ne fanno parte realmente, è semplicemente un crossover. Però tutto sommato in realtà è un'idea carina. Poi la saga di Yakuza approderà su Xbox e abbiamo potuto dare uno sguardo al gameplay di Battlefield 2042, che ci mostra avere tutto quello che ci si può aspettare da un titolo del genere, niente di più, niente di meno.
non mi sembra così diverso da un tipico Battlefield. Poi siamo tornati a vedere lo stesso trailer, mi sa. Non ne sono certo al 100%, ma potrebbe essere lo stesso trailer di un po' di tempo fa, dell'E3 scorso, mi pare. Quello di 12 Minutes, il gioco di Annapurna Interactive, che è un thriller interattivo il cui enorme punto di forza è il cast di voci, perché è doppiato da Daisy Ridley, da James McAvoy, c'è addirittura Willem Dafoe, quindi c'è un cast eccezionale in questo gioco. Mi fa strano perché Annapurna era partita come software house indie, adesso è in grado di fare giochi con attori di questo calibro, è davvero incredibile. Poi siamo tornati un'altra volta a dare un'occhiata a Psychonauts 2, anche su di esso non mi dilungherò particolarmente perché non è la prima volta che lo vediamo ad un E3, quindi non ho molto da aggiungere rispetto al passato. Non ho giocato l'originale e non mi piace in realtà lo stile di Psychonauts, non mi attira, non mi intriga, quindi non ho in realtà hype per questo gioco. Poi abbiamo potuto vedere i nuovi contenuti aggiuntivi per Fallout 76. Fallout 76 non lo sto toccando da un bel po', quindi non so che cosa hanno aggiunto dall'ultima volta che ci ho giocato ad oggi, ma quella che ci hanno mostrato come aggiunta è, sì, bella e divertente dal punto di vista del gameplay, perché semplicemente aggiunge la confraternita d'acciaio e aggiunge anche i supermutanti. Ma è una porcata in quanto termini di trama, cioè praticamente ormai se n'è andata a farsi fottere completamente tutta la coesione, la coerenza di Fallout, perché né la confraternita, né soprattutto, a maggior ragione, i supermutanti dovrebbero esistere nell'ambientazione di Fallout 76, non hanno minimamente senso, a meno che, siccome è un po' che non ci gioco, potrei non saperlo, ma potrebbe esserci stato un salto temporale, adesso Fallout 76 ha quest che vanno avanti col tempo e quindi adesso possiamo vedere questioni ambientate durante il periodo di Fallout 1 anche dopo. Non lo so, se così fosse sarebbe sensato e lo approverei tantissimo. Se così non fosse è una porcheria, perché supermutanti in quel periodo temporale no. Non dovrebbero esserci. Purtroppo Bethesda, per quanto riguarda Fallout, non ha fatto un buon lavoro, mai. Diciamocelo una buona volta, mai. Non hanno una coesione di trama, e se la trama non ha senso perché tutti i vari giochi si contraddicono a vicenda, non è più divertente seguirla, è quello il problema. In un gioco RPG del genere, in cui devi proprio immergerti nel mondo, ti devi far coinvolgere totalmente, quelle che possono sembrare delle piccolezze sono invece delle stonature che non ti fanno apprezzare per niente il lavoro che è stato fatto, perché sembra troppo superficiale. In realtà Pete Hines stesso lo ha ammesso che è un lavoro abbastanza superficiale, perché non si fanno trattenere dalla coesione tra titoli per costruire le loro storie, essenzialmente se ne fregano. Se vogliono fare una cosa che secondo loro la reputano figa, la fanno senza troppi complimenti, senza farsi troppi problemi per quanto riguarda l'incastrarsi con le vicende canoniche degli altri giochi di Fallout. Al di là di questo sproloquio, l'altro DLC di cui abbiamo potuto vedere un teaser è stato il DLC ambientato in The Pit, che è un'ambientazione che abbiamo già potuto esplorare in un DLC di Fallout 3, e questa quindi sarebbe la prima volta che lo rivediamo con la grafica di Fallout 4, di Fallout 76, che più o meno è la stessa. Poi abbiamo visto anche i nuovi contenuti aggiuntivi per Elder Scrolls Online, che è un gioco che non ho mai toccato, quindi non mi posso esprimere così profondamente a riguardo. E poi abbiamo visto il trailer di esclusiva di lancio di Party Animals, che sembra a tutti gli effetti... non mi ricordo minimamente come si chiama il gioco, mannaggia, ho un vuoto di memoria, ma è un gioco in cui si compete con i propri amici, è tipo un party game basato un po' sulla fisica, si può agguantare, aggrapparsi agli ambienti e anche agli altri personaggi, e si lancia, si sballotta un po' in giro. Il gameplay è identico anche per Party Animals, ma stavolta i personaggi non sono degli omini, ma sono degli animaletti, anche molto simpatici, devo dire. Poi c'è stato un trailer di annuncio
che AIDS, il roguelike che ha vinto un bel po' di premi ai Game Awards e che da allora che è nella mia lista di giochi da provare, perché a quanto pare è molto osannato, alla gente piace un sacco, ma non ho ancora trovato il tempo di dargli un'occhiatina. Uscirà su Xbox, è stato annunciato il porting essenzialmente. Gli devo dare un'occhiata, almeno questo trailer mi ha permesso di ricordarmi di ciò. A seguire abbiamo visto il trailer di Somerville, che sembrerebbe un gioco esplorativo in cui il nostro personaggio è sopravvissuto a una sorta di cataclisma, di apocalisse, e adesso deve farsi strada nel mondo, un mondo che non è più quello che conosceva perché è un mondo in rovina. E poi abbiamo finalmente potuto dare un'occhiatina ad Halo Infinite. Mi aspettavo che sarebbe stato il loro punto di forza finale della presentazione, invece no, l'hanno presentato circa a metà. La grande, grandissima novità è il fatto che a seguito degli avvenimenti di Halo 5, Master Chief non ha più Cortana e quindi ci è stata presentata la nuova Cortana, tra virgolette, la nuova IA che comanda l'armatura di Master Chief. Una piccola nota negativa è che adesso è completamente vestita, non è più come la vecchia Cortana. Mannaggia. Scherzi a parte, Halo Infinite sembra migliorato, sembra... mi stimola un bel po' di hype, perché in questo periodo ho recuperato quest'inverno i primi Halo, quelli della Master Chief Collection. C'è anche stato fatto vedere un po' il gameplay del multiplayer, che non è niente male e che sarà free to play. E beh, abbiamo a disposizione un grappling hook, un rampino, perché ormai a quanto pare gli FPS di nuova generazione o hanno il rampino o non sono degni di portare il nome che portano. Tutti col rampino li stanno facendo in questo periodo, non so, Eternal ha insegnato qualcosa a tutti a quanto pare. Poi a quanto pare, mossa che non mi aspettavo, il remake di Diablo 2, Diablo 2 Resurrected, per console sarà un'esclusiva Xbox, mentre uscirà solo su computer Windows 10. Come remake è accattivante, hanno fatto un bel lavoro, devo ammetterlo, ma ricordatevi che Blizzard è una software house schifosa, schifosissima, e quindi, senza assumermi assolutamente responsabilità per le vostre azioni, vi posso solo ricordare che recuperare i giochi Blizzard da altre fonti, fonti che magari potenzialmente, giusto per farvi un esempio, potrebbero avere un logo verde con una U scritta sopra, è sempre moralmente corretto. A seguire abbiamo visto il trailer di A Plague Tale Requiem, il sequel di A Plague Tale, di cui non posso far altro che ammettere la mia ignoranza, perché non l'ho giocato l'originale A Plague Tale, perché non mi ispirava, cioè gli ho dato un'occhiata un po' superficiale. Era un periodo in cui la mia libreria di Steam era un po' piena, la mia agenda di impegni pure, quindi non mi è sembrato il caso di mettermici a giocarci. Però ditemelo voi magari nei commenti se A Plague Tale 1, l'originale, è meritevole di essere provato, se è un bel gioco. Potrei farlo, fatemelo sapere perché io davvero non ne so assolutamente niente. Poi abbiamo visto un altro trailer di gameplay, cioè un po' di spezzoni sono quelli che già conoscevamo, però abbiamo visto un trailer di gameplay di Far Cry 6 che contrappone un sacco di tamarrate allucinanti a quella che sembrava essere una trama che si prendeva un bel po' sul serio con Giancarlo Esposito come cattivo, ma di questo gioco abbiamo già parlato durante la conferenza di Ubisoft. Posso solo aggiungere che effettivamente è la prima occasione in cui Giancarlo Esposito come antagonista possiamo proprio farlo fuori noi fisicamente, quindi è un'occasione da non farsi scappare. Dopodiché abbiamo visto il trailer di Slime Rancher 2, e ammetto che Slime Rancher non mi piace, cioè l'ho provato, io ho dato diverse possibilità, almeno due o tre, ma non mi diverte, non mi piace, cioè tutto quello che trovo di accattivante Slime Rancher sono proprio gli slime che sono carinissimi, ma per il resto non è un gioco che mi intriga, quindi questo sequel lo salto a piedi pari. Poi abbiamo visto Shredders, che è un gioco di snowboard, per il quale vale la stessa regola che ho descritto alla conferenza Ubisoft per quanto riguarda questo genere di giochi sportivi, che sembrano accattivanti ma non li giocherei più di una settimana massimo e quindi non ci spenderei mai soldi perché mi vengono a noia troppo velocemente.
e a seguire già subito dai primi frame e dalla follia che rappresentavano abbiamo potuto capire che si trattava del trailer di Atomic Heart, che è così tanto tempo ormai che lo sto aspettando, che tutti noi lo stiamo aspettando, che pensavo fosse solo un miraggio, anche perché c'erano state polemiche a riguardo per lo sviluppo, non mi ricordo esattamente cosa fosse successo, ma sembrava qualcuno fosse scappato coi soldi. Iniziava un po' a farsi strada strisciando l'idea che questo gioco sarebbe stato cancellato, non l'avremmo mai visto. Invece esiste, sembra mostrarsi ancora bello e interessante, ma temo continui a essere privo di una qualsivoglia data di uscita, e questo è un po' demoralizzante. Dopodiché abbiamo visto Replaced 2022, che è un gioco con questa contrapposizione bellissima nello stile artistico tra pixel art e ambienti fatti con la massima cura grafica, quindi con effetti di luce pazzeschi e al limite del fotorealismo, e questa contrapposizione mi piace, cioè è stata fatta anche per roba tipo Octopath Traveler, mi pare, e mi garba perché mette tanto in risalto tutto lo stile grafico, perché si completano a vicenda. Il pixel art mette in risalto la bellezza degli ambienti fotorealistici, e gli ambienti fotorealistici mettono in risalto la cura che è stata messa nel piazzare ogni singolo pixel dei personaggi per dare una silhouette riconoscibile. E il gioco in sé ha anche un feeling niente male, devo dire. Ha un'atmosfera interessante. Poi abbiamo potuto vedere il trailer delle nuove espansioni per Grounded e quello per il porting di Among Us per Xbox. E a seguire un trailer per Eiyuden Chronicles, che è il gioco che è sviluppato dai creatori di Suikoden e che anch'esso ha quello stile artistico in cui i personaggi sono a pixel mentre le ambientazioni no, ma non è un gioco che arriva da solo, perché oltre ad esserci il Chronicle RPG ce n'è anche uno un po' tipo hack and slash intitolato Rising, che in realtà uscirà per primo tra i due. A seguire abbiamo potuto vedere The Ascent, che è un gioco visuale isometrica in cui comandiamo un gruppo di omini che combattono in un'ambientazione cyberpunk. E dopodiché abbiamo dato uno sguardo anche bello esteso, in realtà ci ha dato una buona visuale di un bel po' di tutto ciò che ha da offrire Age of Empires 4. Poi abbiamo visto il trailer di The Other Worlds 2, un trailer parodistico che prende un po' in giro tutta la creazione cinematica di questi trailer reveal, che vengono fatti un po' tutti simili tra loro da un po' di anni a questa parte, e che effettivamente è vero, sono in pochi che ci mettono quella cura un po' per differenziarlo dagli altri, principalmente lo fanno gli indie perché altrimenti non verrebbero minimamente calcolati, ma le grandi produzioni tendono un po' ad assomigliarsi tutti nel montaggio del trailer di lancio. Non mi aspettavo in realtà un The Other Worlds 2 a così breve distanza dal primo, però non è assolutamente una brutta cosa. Poi abbiamo visto l'annuncio dell'espansione a tema Top Gun per il Microsoft Flight Simulator, e dopodiché quello che è stato, penso, il segmento più esteso di tutta la conferenza è stata su Forza Horizon 5, che ok, capisco che Forza è una delle loro punte di diamante, perché è uno di quei giochi che riesce a dimostrare tutta la potenza pura delle loro console, perché la spremono completamente per far vedere ogni singolo dettaglio di tracciati delle macchine, dei riflessi sul metallo, della scocca, però dai, parliamoci francamente chiaro a tu per tu. Frega un cazzo, dai, un gioco di corse come ormai ne abbiamo avuti tantissimi, si somigliano tutti a vicenda e siamo al quinto. Non mi sembra a caso di spenderci così tante parole, anche perché in realtà di grande novità ci hanno solo mostrato che hanno aggiunto una modalità campagna leggermente più esplorativa rispetto alle corse a cui siamo abituati. E non sto dicendo che non sia un bel gioco, che non possa piacere a chi è interessato, che è fan dei giochi di corsa, però quello che sto dicendo è che si è preso una fetta troppo grande di questa presentazione.
Soprattutto fa strano perché per gli ultimi, quando invece di solito tutti gli altri tengono qualcosa di succoso, cioè magari non proprio il loro main event, ma almeno qualcosa che riaccenda un po' l'attenzione verso la conferenza, invece questa conferenza Xbox Bethesda ha lasciato per ultima roba un po' così, un po' poco interessante. Proprio ad esempio l'ultimo gioco che ci è stato mostrato è stato Redfall, che sembra presentarsi come una specie di Left 4 Dead coi vampiri, in cui ci sono quattro personaggi cooperativi che devono combattere contro questi vampiri che hanno ormai preso il controllo del mondo e praticamente quindi tutta l'ambientazione è diventata post-apocalittica. E nel combattere fanno tutte le solite battutine per sembrare un po' più simpatici, più caratterizzati. In realtà questo li rende solo un po' più fastidiosi e stereotipati, perché ormai sono tutti così i personaggini nei giochi cooperativi a quattro giocatori. Ognuno deve interpretare il suo stereotipo e non può uscire da quello che è la sua caratterizzazione archetipata. E non mi ha fatto una bella impressione, se dobbiamo essere franchi. Però, oddio, non abbiamo ancora visto il gameplay, quindi ce n'è ancora di tempo. Uscirà nel 2022, vedremo come si presenterà in futuro e se magari alla seconda impressione migliorerà la mia opinione verso di esso. Per ora, no, non mi è garbato. Tutto sommato, una conferenza solida, ma anch'essa non è così spiccata in nessun punto. Non ha speso parole, praticamente, per quello che invece ci aspettavamo fosse il main event. E quindi tutto sommato un pochettino deludente, non c'è stato niente che ti ha fatto davvero sobbalzare dalla sedia durante la visione di questa conferenza.